Io credo che, fatto salvo che tutti vogliamo migliorarci e che quindi i giocatori, essendo liberi professionisti, debbono cercare delle situazioni nelle quali loro e le loro agenzie valutino di poter crescere, io credo che in questo momento una società, che fino a prova contraria sono le società a spendere, che firma un giocatore, diciamo lo firma con un contratto lungo, 3 anni, e che è ovviamente tenuta a mantenere fede agli impegni presi, ma dove? Se il giocatore va male, se lo deve tenere per forza, perché hai firmato il contratto, devi rispettarlo. Se il giocatore va bene, ma non tanto bene, è molto probabile che la società si senta chiedere una ridiscussione del contratto in base a un campionato fatto leggermente al di sopra delle aspettative e quindi che il suo contratto vada adeguato, e che allo stesso tempo, se un giocatore va bene, arrivi a metà stagione o a fine stagione una squadra con un budget più importante e che ti dice lo voglio, e tu dici sì, ho capito, ma io su questo ragazzo ho investito per la sua crescita, vorrei avere qualcosa indietro. E mentre tu dici questo, lui o il suo agente ti dicono ma io non posso più restare qua perché perdo un'occasione per la mia carriera. Quindi di fatto la società che firma un giocatore italiano è comunque destinata a prenderla in un brutto posto, perché se lo firmi e va male te lo tieni, se lo firmi e va così così devi adeguargli il contratto, se lo firmi e va bene se ne vuole andare, e se non lo fai andare mette il muso. Allora io onestamente credo che esistano i diritti che vanno tutelati sempre, ma credo che esistano anche i doveri, perché se no l'interlocuzione tra società e giocatori sarà sempre più complicata, perché tu società che investi non hai mai una garanzia per i motivi che ti ho detto prima, e questo secondo me è una cosa sulla quale tutti quanti noi operatori di questo settore, allenatori, giocatori, agenti, società, dovremmo un attimo riflettere, perché il rapporto a vantaggio del giocatore è molto, molto, molto sbilanciato. Anche perché poi dopo, nel momento in cui, nella peggiore delle ipotesi, diciamo, tu aderisci al desiderio di un tuo giocatore che nonostante abbia un contratto in mano, firmato non con la pistola sulla testa, di lungo periodo, decide di andare a proseguire la sua strada altrove e scrive era una notte buia e tempestosa quando ci siamo incontrati la prima volta, adesso me ne vado, ringrazio il mio pubblico, passi anche per stronzo perché sei quello che non gli ha fatto il programma su di lui. Onestamente diventa complicato, perché poi nel momento in cui, adesso io sto seguendo con attenzione il caso dei Della Valle, io non capisco niente di calcio, non ho la pretesa di parlare, però l'unica cosa che so è che negli ultimi anni la famiglia Della Valle, che non ho il piacere di conoscere, ha investito centinaia di milioni di euro per la Fiorentina, no? Male, 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 male. A un certo punto questi sono stancati e hanno detto, sta a sentire, ma io devo investire i milioni di euro per farmi dare il coglione la mattina e la sera? A un certo punto sai cosa dico? Smetto. Chi viene al posto mio? Tutti girati dall'altra parte. Quindi io credo che la corda vada tirata, ognuno lavora per i suoi interessi, però secondo me il rischio che si corre è che a un certo punto Cristian Pavani e Gianluca Moratori, faccio un esempio, due persone che conosco, dicano sei una Roma. E siccome io conosco gli sforzi che loro hanno fatto per arrivare fino a qui, ribadisco, 80 vittorie su 116 partite giocate, significa 69 e qualcosa per cento di vittorie, e
un certo punto dici, sai cosa? Ciao. Dopodiché la domenica si va a fare belle passeggiate sui colli. No? Perché questa è la realtà. Allora un equilibrio di diritti e di doveri e qualche lettera in meno, e non parlo solo dei nostri giocatori, ma lo avete visto, questa è l'estate delle lettere. Era una notte buia e tempestosa. Se uno se ne va perché ha deciso di andare a guadagnare di più da un'altra parte. Se no rimane. Semplice, no? Io potevo andare a guadagnare molti soldi in Turchia o in Spagna, e sono venuto alla Fortitudo in B2. Il mio agente non mi ha parlato per 2 anni, però ho deciso io. L'anno scorso potevo tornare in Kazakistan a guadagnare il triplo dei soldi che prendo qua, e invece sono rimasto qua. Ma ho deciso io, non ha deciso mica il mio agente. Il mio agente mi ha detto, Matteo, c'è questa opportunità. E io decido dove stare. E non scriverò lettere, perché verrà il giorno in cui purtroppo me ne dovrò andare. Vi prometto che non scriverò nessuna lettera. Ringrazierò di persona quelli ai quali voglio bene e me ne andrò a casa, senza lettere. Ok? Grazie.